Aline ballava per la milionesima volta la danza della salvezza e della perdizione. Le mani sinuose disegnavano nell'aria gesti rituali mille volte ripetuti e la gente distratta non capiva quanto destino e futuro contenevano. Preferiva ignorarli, distogliere lo sguardo per paura o indifferenza. Ma ben presto quella danza li avrebbe portati in alto, tra le nuvole, lontano da ogni certezza terrena. Aline danzava e si toglieva il corpetto giallo, poi indossava una misteriosa maschera ripetendo l'antica formula. In caso di bisogno, la maschera ossigeno uscirà dall'apposito alloggiamento. Indossatela in questo modo e respirate normalmente. Infine Aline spalancò le braccia, poi le riunì indicando lontano e il suo sguardo scrutò i presenti in un'ultima invocazione oracolare. Questo aereo ha 3 uscite di sicurezza. Individuate quella più vicina a voi. E infine Aline effettuò un triplo gesto scaramantico. Alice Spring è lieta di ospitarvi sul suo volo per Londra e vi augura buon viaggio. Vi preghiamo di controllare che le vostre cinture siano allacciate e che i telefoni cellulari siano spenti. Con una flessuosa giravolta Aline scomparve. Raggiunse il suo sedile e si legò la cintura per il decollo. La danza le aveva già rivelato chi sarebbe stato l'uomo per lei in quel viaggio. Ormai aveva 25 anni di esperienza e 20.000 ore di volo. Forse era un po' stanca e segnata in volto, ma era ancora una bella signora dalle lunghe gambe e dai capelli ramati, e il suo sorriso rassicurava bambini e adulti. Ogni volta, durante la danza di benvenuto, aveva l'abitudine di scrutare i passeggeri, perché il suo collaudato intuito le mostrava in anticipo chi sarebbe stato il problema. Il rompipalle, l'ansioso, l'impaurito, l'isterico, quello che per tutto il viaggio avrebbe richiesto le sue attenzioni e le sue pazienti cure. E lei lo avrebbe affrontato, sedotto e domato, perché questo era il suo lavoro. E anche se quello era uno dei suoi ultimi voli, ci teneva ancora a farlo bene. Il problema era seduto alla poltrona 14K, tra un annoiato manager che leggeva il giornale e una ragazzina già anesterizzata dal suo iPod. Era un uomo grasso, sudato, con occhi sporgenti da batrace e una giacca giallastra, color vomito. Giallo anche il colorito del volto. Era, evidentemente, un passeggero già colmo di preventiva e logorante paura. «Bene, d'ora in avanti il tuo nome è Mr. Fifoni», pensò Aline. «Io sarò tua e tu sarai mio». Fifoni aveva una gabbietta con un gatto e fin dall'inizio l'aveva sbattuta qua e là, borbottando scontento di tutto, della gente che non prendeva posto, della scomodità dell'aereo e del poco spazio a disposizione. Non era stato difficile individuare il suo corredo di nevrosi. Era l'unico che aveva osservato con attenzione spasmodica le istruzioni su come gonfiare il salvagente. Alla parola maschera ossigeno aveva inspirato rumorosamente. Tormentava in continuazione il bocchettone dell'aria condizionata. Puntava le ginocchia contro il sedile davanti, pronto a reagire ferocemente se qualcuno avesse cercato di inclinarlo rubandogli spazio. Sudava come un formaggio al sole. E intanto il gatto aveva iniziato a gnaulare in un lamento solidale. Al momento Fifoni era preoccupato dal decollo, ma appena in quota, Aline lo sapeva bene, avrebbe cominciato ad agitarsi, il che avvenne. Esattamente un minuto dopo la partenza, a 1000 metri di altezza, Fifoni alzò un dito chiedendo il suo intervento. «Scusi, signorina», disse. «Non potrei spostarmi nei posti là davanti? Qui sto strettissimo e non so dove mettere il gatto». Aline sorrise. «Certo, signore. Va bene la seconda fila? I sedili sono leggermente più larghi, c'è più spazio per la gabbietta». Fifoni spalancò gli occhi con l'incredulità del rompiballe esaudito. Borbottò, si alzò, sbatté la gabbia in testa alla ragazzina, diede una culata a destra e una a sinistra e occupò il nuovo posto. «Tutto bene?» disse Aline. «La cintura non si chiude», disse Fifoni. «L'aiuto io, signore», disse Aline. E con abili e affusolate mani cinse dalla salvifica fascia le trippe del passeggero. Poi, con un nuovo sorriso e una girata di tacchi, disparve. Fifoni resistette altri 8 minuti. Poi di nuovo la convocò col ditino alzato. «Scusi, signorina», disse. «Ma l'aria condizionata funziona? Mi sembra che faccia un gran caldo qua dentro. Non si respira». «La temperatura interna è di 22 gradi, signore», disse Aline. «Ma l'aria condizionata sta agendo e tra poco lei sentirà più fresco». «Speriamo», disse Fifoni. «Miau», disse il gatto e dalla gabbietta fissò Aline. Era grasso e color vomito anche lui.
un fifoni quadrupede. «Ha già viaggiato il suo micione?» disse Aline. «Poche volte», rispose Fifoni. «Gli aerei non sono fatti per i gatti, neanche per gli umani, direi. Ma come fa lei a lavorare in un corridoio così stretto?» «Ci si fa l'abitudine, signore», rispose Aline. Consolò un bambino piangente, controllò una cintura e andò a prendere il carrello delle bibite. Quando passò davanti a Fifoni, lo vide che guardava all'indietro torcendo il collo. Sembrava molto agitato. «Qualcosa da bere, signore?» No, disse Fifoni. «Ma si avvicini un momento, dovrei dirle qualcosa». «Finisco il giro e torno da lei». «Mi raccomando», disse Fifoni, e nella sua voce c'era un'incrinatura di terrore. Decisamente un passeggero assai difficile. Aline, come una buona mamma, nutrì di succhi tiepidi, biscotti umidi e cracker pietrificati metà dei passeggeri. Poi ripose il carrello. Sentì lo sguardo di Fifoni che seguiva ogni suo movimento. Lo riavvicinò, stavolta senza sorriso. Mai incoraggiare troppo. «Mi dica, signore». «Ecco, non vorrei sembrare allarmista, ma lo vede quell'uomo seduto in quinta fila?» «Lo vedo». «Ecco, non mi prenda per razzista, credo sia arabo». «E allora?» «Come allora? Non ha visto? Ha tirato fuori qualcosa dalla tasca, qualcosa che sembra un timer». Aline sospirò. Era comunque il suo dovere controllare. Lo fece con discrezione e tornò. «Il signore ha in mano una calcolatrice tascabile. Sono ammesse durante il volo e l'ho sentito parlare durante l'imbarco. Non è arabo, è siciliano». «Ah», disse Fifoni. «Mi scusi, ma sa, se ne sentono tante, la televisione, i giornali, volare non è più sicuro». «La nostra compagnia ha dei sistemi di controllo invidiati da tutti», sorrise Aline. «Non abbiamo mai avuto incidenti in 40 anni». «C'è sempre una prima volta», borbottò Fifoni, cupo. Rompiballe, impaurito e menagramo. Peggio di così ci sono solo certi ubriachi. Ma pazienza, pensò, ancora pochi voli e poi è finita. Si sistemò i capelli e andò in cabina a chiacchierare con l'altra hostess, la giovane bionda Barbara, 1000 ore di volo. «Hai qualche problema?» le chiese maternamente. «No, niente», disse Barbara. «Una bimba che secondo me tra un po' vomita l'anima e un vecchiaccio che fa il galante. Beata te», rise Aline. «Io invece ho un ciccione ansioso terrorizzato dagli attentati». «L'ho visto», rise Barbara. «Meno male che è nella tua zona. Senti, non è male il biondino della fila 15. Quello vicino al ragazzo coi baffi? Sì, ti piace? Toglitelo dalla testa, mano nella mano dalla partenza, lui e lui». «Ma dai», disse Barbara. 20.000 ore di volo ti insegnano molte cose», rise Aline. «Ma forse mi sbaglio. Invece non mi sbaglio se ti dico che Fifoni si sta agitando e tra poco mi chiamerà». Manco a dirlo, la luce che richiedeva l'intervento dell'hostess si accese. Era naturalmente il sedile 2C. «Qualche problema, signore?» disse Aline. Lo vide sempre più in crisi, con la camicia slacciata e un rivolo di sudore che scendeva lungo la nuca. «Signorina, forse le sembrerò esagerato, ma stavolta ho visto bene. Non si possono portare liquidi in volo, vero?» «Di regola no, ma dipende dagli addetti ai controlli». «Bene, vede quella ragazza, quella dai lineamenti orientali. Appena preso in mano una boccetta e sta sfregando. Forse sta creando un esplosivo». «Non credo proprio, signore. Comunque vado a controllare», sospirò Aline. «Un fuoriclasse», pensò la hostess, rompi balle e maniaco al di sopra di ogni previsione. Andò e controllò. La ragazza stava cercando di pulirsi, con un po' d'acqua minerale, la macchia sui pantaloni. Alla faccia della dinamitarda. «Sia tranquillo, signore», disse Aline, tornando con un sorriso un po' forzato. «Non è acqua quella che le abbiamo dato a bordo». «Sarà», disse Fifoni, e si ingrugnì guardando fuori dal finestrino. La hostess, per un attimo, provò pena. «Manca mezz'ora all'atterraggio», disse Aline. «Vuole mangiare qualcosa?» «No», disse sgarbato Fifoni. «Non mi piace quella roba precotta. E poi devo stare attento». «Attento a cosa?» «Il cibo potrebbe essere avvelenato. È accaduto recentemente su un volo per Singapore. Non li leggi i giornali. E poi devo controllare tutto quello che succede in quest'aereo», disse Fifoni con un'occhiata folle. «Ma non capisce? Tutti dobbiamo vigilare. Ognuna di queste persone potrebbe essere un potenziale attentatore. E invece di rimpinzarli di bibite dovreste sorvegliarli. Come può essere così tranquilla?»
Ma è un volo tranquillo e lei vede tipi sospetti ovunque, disse Aline. Certo che li vedo, disse Fifoni. Guardi quell'uomo con la barba, non è italiano, sta leggendo un giornale arabo. Non è arabo, è greco, sospirò Aline. E la sua vicina, quella con la faccia scura, vede? Sta tirando giù il suo bagaglio a mano. Cosa sta cercando? Non è una pallottola quella? Signore, quella è un rossetto. Rida pure di me, mi prenda per matto, ma lei è troppo sicura, disse Fifoni con voce rabbiosa. Le dico che si deve sospettare di tutti. Volo da 25 anni, credo di avere una certa esperienza, noterei subito qualcosa di anormale. Le dimostrerò che si sbaglia, disse Fifoni. C'è qualcuno che lei non ha notato bene su questo aereo. Mi dica, chi è? È un signore grasso e fastidioso con un gatto, sussurrò Fifoni. Vedo che sta meglio e ha voglia di scherzare, disse Aline sollevata. Il volto di Fifoni divenne rosso e si ingigantì. La voce gli si fece chioccia, come quella di un bambino arrabbiato. Vede, signorina hostess con 25 anni di volo, forse lei si è abituata alla paura. Io no. Per anni l'ho ingoiata, giorno e giorno. Ho visto immagini alla TV, letto giornali, ascoltato discorsi, ognuno mi infilava nella carne il coltello di una nuova angoscia. E io non potevo reagire. Solo gli esperti comprendono. Solo i potenti conoscono i particolari. Tutto è segreto. Nella scatola nera e in qualche stanza dove si trama. E per noi c'è solo la paura. La paura di quelli che ci indicate voi. Ogni giorno ce ne indicate di nuovi, in paesi lontani. Tutti contro tutti. Tutti contro di me. Ogni giorno un nemico in più. E la mia vita si è riempita di paura. Trabocca. E io non ho più voglia di godermela. Ecco la verità, signorina. Su via, signore. Mi lasci finire. Mi avete avvelenato la vita con la paura e io mi vendicherò. Per una volta, signora, sarò io a spaventare voi. Non mi chiede come? Meglio che lo assecondi. Questo è matto, si disse Aline. Certo, mi racconti pure, ma non si agiti, siamo quasi arrivati. Il volto dell'uomo si contorse in una smorfia. Voi ci avete elencato con precisione e sadismo i nemici di cui aver paura. Gli arabi, i talebani, i ceceni, i no global, i terroristi con barba e baffi, tutto secondo le vostre direttive. Ma pensi se improvvisamente una persona che non è nella vostra lista nera, una persona normale, la più normale del mondo, diventasse un nemico da temere? Una persona come? Una persona come me. Tutto salterebbe in aria, pregiudizi e metal detector, bombardamenti preventivi e controlli. Pensi, signorina. Un signore grasso e insignificante con un rassicurante gattone al seguito sale su un aereo. Prima di partire, invia ai giornali una lettera in cui spiega che farà esplodere questo aereo. Ma in questa lettera che arriverà domani, il signore grosso non dice perché, né come, non spiega nulla. Nulla di quello che racconto a lei, signorina. A lei ho detto il motivo, ma non le dirò il modo. Le dirò solo che sono un cuoco, che ho studiato chimica, che la mia bomba è il mio gatto. E c'entra l'acido citrico. Adesso basta, signore, lei sta esagerando. Devo prepararmi all'atterraggio, disse Aline con fastidio. Ma l'uomo la trattenne per un braccio. No, signorina, non ci sarà atterraggio. Mi dispiace per lei, lei paga per colpe non sue. Ma tra poco io non avrò più paura, l'avranno gli altri. D'ora in avanti tutti dovranno avere paura degli uomini grassi coi gatti, insieme o separatamente. Gli psicologi, i sociologi, i criminologi saranno tutti mobilitati sui rischi dell'obesità, dell'amore per gli animali e della buona cucina. E gli investigatori cercheranno sette segrete, eventi passati, ideologie, fanatismi. Troveranno soltanto i miei 40 insignificanti anni tra i fornelli. Ogni normalità sarà sabotata. Che cosa farete allora? Invaderete il paese dei cuochi? Metterete sbarramenti negli aeroporti per chi è troppo grasso? Farete carceri speciali per i gatti? Adesso basta, signore, disse Aline svincolandosi. Lei è pazzo e sta disturbando. Andò di buon passo dallo steward, un po' agitata. C'è un mitomane in seconda fila, un signore grasso. Non credo che possa diventare pericoloso, ma bisogna che tu gli dia una calmata. Va bene, quello con la giacca orribile? Quello che sta sghignazzando? Quello, e ride pure l'idiota. Ci mancherebbe altro che dovessimo aver paura anche di uno come lui, disse lo steward. Certo, disse Aline. Il gatto lanciò un miagolio straziante e acutissimo. Poi l'esplosione.